Bentornati e benvenuti nel mio canale. Io sono Alessia e se ancora non mi conoscete vi consiglio di andarmi a seguire su Instagram, trovate il link qui sotto e qui vi sarà apparso il mio profilo. Come avete letto dal titolo, oggi andremo a ricreare dei bracciali dell'amicizia ispirati a questi qui. E diciamo che è il continuo dell'ultimo video, vi lascio il link qui sulla i e anche qui sotto. E io per imparare a realizzarli seguivo il tutorial di questa ragazza qui, Melanie Locke, mi sembra che si chiami, però è in inglese, quindi ho deciso di girare un video dove vi spiego in italiano, così chiunque può realizzarli. Ci servirà dello scotch, delle forbici e del cotone, dei colori a vostro piacimento. Eccomi qui con la voce fuori campo. Allora, per tutti e tre i bracciali utilizzerò sempre tre colori, così da rendere il tutto più facile. Non ho un'unità di misura ben precisa, tengo solamente il filo tra le dita, lo faccio arrivare alla mia spalla e lo piego su se stesso. Taglio l'eccesso e continuo così con tutti e tre i fili. Per tagliare i fili metto le estremità l'una vicino all'altra . Tiro bene e piego in due, così da avere 6 fili al posto di 3. Realizzo un cappio, fatelo non troppo stretto ma neanche troppo largo. Taglio l'eccesso sempre se ce n'è. Dopodiché, per far rimanere i miei fili sempre allo stesso posto, utilizzo dello scotch. Mi aiuto con qualcosa di pesante, in questo caso un portacandela. Allora, questa parte è più facile eseguirla guardando il video che ascoltando, però proverò a spiegarla. Realizzo un 4 con il primo colore che voglio che ci sia nel bracciale e passo sotto. Faccio così fino a quando sono soddisfatta con la parte del colore 1 che abbiamo realizzato. Per cambiare colore basta reinserire il filo che ci è rimasto del primo colore all'interno dove stanno tutti gli altri e utilizziamo sempre lo stesso procedimento. Realizzo un 4 e passo sotto. Chiudere i bracciali utilizzo sempre lo stesso nodo, ovvero realizzo un nodino alla fine del bracciale, il più vicino possibile, ma cerco di farlo non troppo stretto. Divido per colore, colore 1, poi un'altra parte colore 2 e l'altra parte colore 3.
Realizzo un nodino alla fine di ogni colore. Cerco di farli tutti e tre alla stessa altezza, così sarà più facile chiudere il braccialetto anche se siamo da soli. E taglio l'eccesso. Stacco il braccialetto. Per chiuderlo mi aiuto con delle pinzette, le faccio entrare all'interno del cappio e prendo tutti e tre i nuovi fili che abbiamo realizzato. Tiro fino a quando non si forma un secondo cappio. All'interno di questo faccio passare nuovamente i tre fili. Tiro questo nuovo nodino che abbiamo realizzato verso la metà del bracciale, ovvero dove non c'è più la fantasia che abbiamo creato, ma solamente i fili che abbiamo annodato prima. In questo modo il nostro nodino sarà più stabile, ovvero se lo vediamo più stretto lo stringiamo, se lo vediamo più largo lo allarghiamo. Ed ecco qui il primo bracciale. Andando per gradi, questo è il secondo più difficile, diciamo. Utilizzo sempre la stessa unità di misura. Avvicino tutte e tre le estremità, piego in due e faccio un cappio. Lo attacco. E scelgo l'ordine dei colori. Ovvero colore 1, colore 2, colore 3. Successivamente colore 1, colore 2, colore 3. Realizzo un 4. Passo sotto e tiro. Faccio questo procedimento due volte per ogni colore, ovvero due nodini sul bianco, due nodini sul viola e successivamente due nodini sul rosa, due nodini sul bianco e due nodini sul viola. Così abbiamo realizzato la prima striscia. Continuiamo così per ogni colore. Vi ricordo sempre di fare nodini abbastanza stretti, ma non troppo, perché sennò non si vedrà la fantasia. L'ho chiuso sempre seguendo la modalità di prima. Ed ecco qui il secondo bracciale. Il terzo è il più difficile dei tre, ma sicuramente capirete benissimo come farlo. Questa volta i colori non saranno 1, 2, 3, 1, 2, 3, ma 1, 1, 2, 2, 3, 3, proprio come vi faccio vedere nell'immagine. Realizzo un 4, passo la parte restante del filo sotto, faccio così con il colore 2, due volte ovviamente, due nodini sul colore 2, due nodini sul colore 3. Passiamo all'altro lato.
La modalità è sempre la stessa, solo che ovviamente il 4 sarà all'inverso. Invece di essere verso sinistra, lo faremo verso destra. Sempre due nodini, due neri sul colore 2. Due nodini sul colore 3. Mi raccomando, fate i nodini anche sullo stesso colore, perché sennò vi rimarranno due treccine divise. Continuo così per tutti e tre i colori. L'esposizione è cambiata perché sono passate un po' di ore e vi ho appena fatto vedere il risultato finale di tutti e tre i bracciali, eccoli qui. E niente, vi ricordo di iscrivervi cliccando il bottoncino qui sotto e attivare le notifiche cliccando la campanellina. Seguirmi su Instagram, l'anteprima è sempre qui e qui sotto trovate il link. Guardare l'ultimo video, ve lo lascio qui sopra e anche qui sotto nell'info box. E trovate ulteriori informazioni sempre nell'info, quindi vi consiglio di andarla a leggere e niente, alla prossima!